Buongiorno amici, ci troviamo a Baia delle Mimose, nella splendida spiaggia di Badesi, a Nord Sardegna. La situazione sembra ottimale, di scaduta avanzata. Ci sono tutti i presupposti per effettuare una buona pescata. Tu Roby, che già da un po' che sei qui, com'è? Prima c'era un motondoso più... Sì, allora il mare era un po' più acceso. Formato, sì. Ho fatto giusto un'oratella al primo lancio e una spigoletta che ho rilasciato immediatamente col bibi, però insomma sappiamo benissimo che il momento che dobbiamo aspettare è il tramonto. Quindi, esatto. E quindi insomma... Col buio solitamente dà di più. Sì, solitamente. Soprattutto qui in Sardegna, dove le acque, anche in condizioni di mare mosso, rimangono sempre comunque trasparenti. Penso che la causa sia quella principalmente. Poi nel frattempo che tu arrivavi ho presentato la Hydrogen e la Olimpea, bella due carne, delle belle carne. Nuove canne trabuco, quindi insomma poi a te il resto. Quindi hai già pescato con quelle? Sì. Che grammatura stavi utilizzando? Stavo usando 150 grammi, perché il mare era più sostenuto, e 175 a cono con l'altra. Anche con esche pesanti, sì. Quindi stavi lanciando, sì, circa due etti di roba, rispondono, sì, bene? Sì, 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 sì. Sono due grandi belle canne. Bene, sono contenti. E saranno contenti anche gli appassionati che avranno la fortuna di acquistarle. Abbiamo avuto un avviso, abbiamo proprio appena lanciato la canna nel gradino, abbiamo avuto subito un segnale di vita, niente di esagerato, vediamo che cosa esce fuori dalla supernova. Eccola qua. Lo sentivo che non era un granché, però è un segnale. Neanche tanto piccola, insomma. Siamo venuti qui per cercare le orate d'Italia, perché le condizioni sono quelle per l'orata d'Italia, è ancora presto. Sono le prime oratelle diurne che comunque almeno stanno movimentando la giornata. Questi sono i primi lanci che stiamo facendo, la liberiamo subito. Il sole è ancora un po' alto, ma il tramonto è vicino, il mare è in scaduta quasi totale, sono rimaste due file, tre file di onde. Io adesso recupero la Hydrogen Sky Racer, perché comunque voglio fare un cambio di assetto prima che arrivi il tramonto, perché poi qua quando arriva il tramonto cambia tutto, e ne approfitto per presentarvela. No, vabbè. Attenzione, c'è un pesce anche qua. No, una spigoletta, aiuto. Questa spigoletta kamikaze sul bibi, veramente piccola. La riprendiamo velocemente e la liberiamo altrettanto velocemente. E anche questa spigolina riguadagnerà il mare. Torna quando sei più grande. La frase tipica del surfcaster speranzoso: libera una spigola piccola dicendole torna quando sei più grande, e poi non torna mai. Vi presento l'Olimpea e la Hydrogen insieme perché hanno molti aspetti in comune. Sono tutte e due prodotte in un unico modello da lungo 4,20 m, solo che la Hydrogen ha una potenza di 250 grammi, mentre la Olimpea ha una potenza di 200 grammi. Cosa hanno in comune queste canne? Hanno il sistema twist free. Come possiamo vedere nell'innesto, questo intreccio
di fibre di carbonio a 45 gradi evitano che la canna durante il caricamento e durante l'esecuzione del lancio abbia delle torsioni. Quindi la canna si comporta come un coltello, ovvero cioè proprio come una lama, ovviamente guadagnando in prestazione. La prestazione di lancio di queste canne è notevole. Anche gli anelli hanno in comune le due canne. Qua abbiamo l'anello anelli Fuji K al conite, il ponte caratteristico, lo vedete, e la cima in entrambi i casi ibrida, quindi parliamo di una cima di carbonio pieno, hanno entrambe il catarifrangente luminescente avvolto nella cima. Stanotte vedremo questa cima al buio proprio per vedere l'effetto della luminescenza di questo avvolgimento speciale che hanno queste due canne. Come esca ho messo un BB sul lamo alto, mentre sul lamo basso metto questi cannolicchietti che sono giusti per l'amo che ho intenzione di utilizzare. La procedura è la consueta, io mi avvalgo del lago per aprire la conchiglia in due e poi innesco il muscoletto. Il muscoletto lo metto in questo amo che è 115R della serie Acura trabucco e con la l'ago passo il cannolicchio e lo fisso con un po' di filo elastico. Come vedete il boccone è giusto della misura, sembra fatta apposta per questo amo, che poi invece è successo esattamente il contrario. Visti i cannolicchi che avevamo, ho dimensionato l'amo sull'esca, non certo l'esca era perfetta per l'amo che avevo. Ecco l'innesco. Ho messo un cannolicchio, ora preparo un bel innesco di striscia di seppia, come piace a me, partendo un po' stretto. Questa personalmente preferisco non utilizzare l'ago, ma innescarla direttamente sull'amo, entrando e uscendo a zig zag,
per tutta la lunghezza della Seppia. Il terminale è un 040 XPS con l'ammo 3.0 della Shinken, serie Shinken, il Kinuei, adatto ai pesci che stiamo cercando, tipo saraghi o ratta. Perfetto, allora la prima canna l'ho lanciata con un side senza forzare più di tanto perché ho mirato alla seconda onda dove ho pensato che fosse propizio lanciarla. Ora invece proveremo di mettere tre strisce di seppia sulla lunga distanza. Sto utilizzando la nuovissima Supernova, sto utilizzando la 4,30 m, ma viene prodotta anche in una versione di 4,70 m. È una canna sottilissima. Questa Supernova viene prodotta con due nuovi brevetti che sono l'X-Join e il Twist Free, che è un sistema di incrocio a 45 gradi delle fibre di carbonio che la rendono molto più reattiva in fase di lancio e anche più resistente. Il carbonio utilizzato è uno dei migliori sul mercato, il CX2, pregiatissimo CX2. Il risultato finale è una canna sottile, maneggevole e molto leggera. La vetta è molto sensibile all'azione di punta, ma come potete vedere si integra con il sottovetta in modo molto progressivo. Il mulinello che sto utilizzando per l'occasione è il nuovissimo Airlight 8000, un 6 cuscinetti più 1 a rulli, antiritorno infinito, molto leggero, potente, imbobina in modo perfetto a spire incrociate, ha una frizione instant drag che permette in modo molto veloce di chiudere e tarare la frizione. Bene, ora mettiamo in pesca anche l'Olimpea con un side. Cerchiamo di lanciare in fascia un po' più corta. Appena lanciata ha già dato un segno da boccata. Vediamo un po'. Sì, sembra che c'è. L'Olimpea che sto usando per l'occasione è la 200 grammi, prodotta anche questa col sistema Joint, X-Joint, e sistema incrocio delle spire di carbonio, Twist Free, che robustisce la canna. Eccola! Eccola! Bella, bella, eccola! Orata, vai! Bella Emi, appena lanciata, sì. Una bella oratella sul canolicchio appena lanciata. A quanto pare il mare sta scendendo, come avevamo anche già detto, e si stanno avvicinando, perché sì. Ho accorciato il tiro circa 30-35 metri dal bagnasciuga, e quindi bisogna provare un po' più sotto. Sì, speriamo che continui a aumentare la taglia. Ma perché... sì, dai, adesso c'è ancora luce, col buio sicuramente, con l'acqua chiara così si potrebbe vedere qualcosa di più bello. Bene. Situazione bellissima, scaduta avanzata. L'unica incognita che ci sta preoccupando un po' è che ci sono dei temporali in corso e c'è il rischio di qualche perturbazione di quelle che ci potrebbe mandare via. Però speriamo che ci lasci lavorare almeno nelle prime ore del buio, che sono anche quelle più di solito più fertili, più propizie. C'è stata mangiata sulla Supernova. Sì, sembra che anche qui c'è. Spettacolo come lavora la vetta di questa canna. Molto, molto progressiva e sensibile. Questa è la versione 160 grammi, è proprio velocissima in risposta nel lancio, eccola, e asseconda bene anche le fughe del pesce.
Wow. Due copiola, spettacolo. C'è passaggio di Oratelle. Una la seppia, una il cannolicchio. C'è passaggio di Oratelle, anche Roberto è corso alla canna che l'ha vista raddrizzarsi. Sicuramente avrà pesce anche lui. Sono anche di discreta taglia, bene. Cioè, è vero? Ho visto la canna. Vai, Oratelle, Ruby. Sì. Col Bibi? Sì. C'è passaggio? Bella. Sì. Passaggio di Oratelle, sono tutte più o meno di questa taglia. Le aghe ci hanno messo in difficoltà perché si sono avvicinate e quindi adesso l'azione anche tu hai lanciato corto. Sì, l'azione di pesca per forza nei primi 30 metri, non di più. La supernova ha dato segnali, però non è, è un pesciotto, niente di... ti ho fatto correre per niente, Gio. Purtroppo non è bella come quelle di prima, però insomma l'importante è che ci sia attività. Arrivando, eccola. Dopo che ho visto quelle lì più grandi, questa qua mi sembra più piccolina. Comunque la seppia ha dato i suoi segnali ulteriori. Avete visto la vetta della supernova come si illumina riflettendo la luce della lampada frontale? C'è il fine in bando, sicuramente c'è pesce, anche perché sto usando 150 grammi a palla. Ehi, sì, sembra anche un bel pesce. Di sicuro è più grande di quelle Oratelle di prima. La supernova è andata a segno. Sì, belle testate. Eccolo! Ui. Wow, un bel sarago, meno male. Era ora. La striscia di seppia non perdona. Bello. Re della schiuma. Bel sarago. È iniziato a piovere e smontando l'ultima canna, sì. Recuperando sembra che c'è un pesciotto anche su sulle MX. Guarda, o è sull'amo alto o eccola. Ah, l'oratella di fine pescata, questa la liberiamo viva perché è veramente là, il doppio cannolicchio. Bella viva, piccola. Eccola qua. Era un doppio cannolicchio perché erano piccolini, quindi ne ho messo due. Via, gli si ridà la libertà. Sì, così possiamo anche chiudere. Può tornare nei prossimi video. Dai, libera, speriamo un po' cresciuta. Come abbiamo manifestato prima, la paura che arrivasse l'acqua si è concretizzata, quindi presentiamo un attimino qualche prodotto che abbiamo utilizzato oggi nella pescata. Sì, tanto non mancano. Non mancano, per esempio, ecco, visto che li stai inquadrando, qua abbiamo la linea di ami per o per i pigri o per chi non ha il tempo di legarsi gli ami. Insomma, esatto. Stiamo parlando di ami comunque adatti sia a chi fa le gare, ma questi nello specifico una gran novità di Casa Trabucco, che dà una mano, come dicevi tu giustamente, sia ai pigri ma soprattutto a chi non ha davvero materialmente il tempo per lavoro, per altre cose, di prepararsi, avere una scorta di ami legati. Poi tra l'altro sono legati con l'XPS Fluorocarbon, signor Filo.
esatto. Terminali lunghi, uno poi se li taglia come sì, meglio sì, crede. Sono, sono da 2 metri, quindi insomma con un mare formato sicuramente i braccioli saranno più corti. E comunque questi che ci siamo portati oggi sono bracciolo del 26 o del 24, che esatto, sono quelli ci sono tutti per i diametri, di diverse serie di ami. Poi anche questi utilizzati con le strisce di sepia oggi, ami eccezionali. Il modello il Kinuei della Shinken, sì. Misura 3.0 e sono molto leggeri, affilatissimi e robusti. FC403, gran filo, floor carbon, di nuova generazione, semi rigido e aiuta a ridurre i grovigli in caso di moto ondoso, come quello che abbiamo affrontato sì, oggi. Esatto. Anche se... Infatti si è comportato benissimo anche esatto. Oggi. E poi, insomma, lo shock leader, quello... La gran novità di quest'anno. Lo shock leader per chi è abituato a utilizzare piombi ecco, molto, molto generosi. Questo l'abbiamo espressamente richiesto perché sì, chi sì. è abituato a lanciare con tecniche di lancio dove si sfruttano ampie rotazioni, ground estremi o anche pendolare per chi lo fa, abbiamo fatto realizzare il conico, lo shock leader conico che parte da 0,26 a 0,72. Con un 72 si è tranquilli sì. che anche utilizzando il zavorre da 175-200 grammi con tecniche di lancio angolate che non si hanno cedimenti, quindi grande novità anche questa. Sì. C'è anche per chi lancia molto, sempre shock leader, c'è anche il 67 finale per esatto. chi reputa che il 72 sia 57, 67 e 72. Esattamente. E poi c'è e anche il 40 e il favoloso 32. Anche 0,18-32 che per le canne da beach, non per fare questa pescata, però no, anche no, quello no. è utilissimo. Quello lo vedremo in qualche altro video quando ci capita. La qualità è molto alta, io non ho mai avuto problemi di groviglio, di stiramento utilizzando questo. Quindi il cielo sta diventando veramente nero, siamo alle prime gocce ma sono sicuro che tra poco noi soffriremo. Molto. È stato divertentissimo utilizzare tutte le canne nuove, la sì. Supernova... Ok, poi l'Impera B, la Hydrogen, l'Olimpea. E l'Olimpea che ci hanno veramente soddisfatto. Quindi sì. vi salutiamo, non tanti pesci, però di discreta taglia, ci siamo divertiti. Vero.